Vai. Siamo in Quando live. Quando parte la live sul telefono, su YouTube, ti faccio entrare. ok, io mi Ti avviso Rita. avviso io quando parte la live su YouTube. Ti faccio. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera, siamo qui in Fondazione Walter Longo e questa sera siamo qui per presentarvi alcune delle ricette che abbiamo realizzato con le nostre box che appunto trovate sul nostro sito, ricche di alimenti ovviamente altamente nutrienti. Quindi abbiamo pensato di darvi qualche spunto e qualche idea per qualche ricetta che potete realizzare grazie a queste box che potete farvi recapitare attraverso una donazione sul nostro sito. Quindi io partirei direttamente, se ci siamo, con il far vedere un pochino le idee a cui abbiamo pensato. Ovviamente vi faremo vedere delle ricette, ma ci saranno anche un po' di spunti nutrizionali, quindi un po' di consigli nutrizionali nel mentre. Le ricette sono state realizzate dalla Fondazione Walter Longo, quindi dai nutrizionisti della Fondazione, in collaborazione con dei ragazzi appunto dell'Istituto Beccari di Torino. Quindi bando alle ciance, vi lascio al video, la prima videoricetta che è stata realizzata con la box breakfast, quindi longevity appunto breakfast. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in Fondazione Walter Longo, io sono Silvia Faine, sono una biologa nutrizionista e sono qui con Simone. Da dove arrivi, Simone? Arrivo da Torino, dall'Istituto Jacopo Beccari, indirizzo industria artigianato per le trasformazioni alimentari. Cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a farvi vedere che cosa potete fare con le Longevity Box. Quindi vi faremo vedere diverse ricette. Ricetta numero 1. Abbiamo scelto la box breakfast. Che cosa c'è in questa box? Ve lo mostriamo subito. Abbiamo un succo di limone sciroppato, delle noci direttamente da molocchio, un pochino di finocchietto selvatico, due confetture, una di more di gelso e una invece di mandarini e per finire delle mandorle, anche queste dalla Calabria. Che cosa andiamo a fare oggi? Che ricetta andiamo a fare oggi, Simone, con questi ingredienti? Prepariamo una tisana al finocchietto che accompagneremo con del pane tostato con sopra della confettura e una granella di noci e mandorle, quindi la parte della frutta secca e con una spolverata poi di cannella finale. Vi diremo dopo la proprietà nutrizionale e il motivo che si cela dietro questa scelta. Da che cosa iniziamo? Allora, qui abbiamo del pane fresco che noi abbiamo fatto tostare e questo passaggio opzionale, noi abbiamo scelto del pane comunque integrale perché è più ricco di fibre, ovviamente, e l'abbiamo fatto tostare proprio perché in questo modo evapora tutto quello che è l'alcol che a volte viene usato per trattare il pane. Che cosa stavi facendo invece tu, Simone? Stavo tostando delle noci, in questo caso che poi andremo a sminuzzare per fare appunto una granella e dopodiché la metteremo appunto sopra il pane con la confettura. Ok, Simone, allora raccontaci tu che cosa andiamo a fare Allora, inizialmente oggi. esatto. Innanzitutto facciamo bollire dell'acqua per la tisana, ci servirà ovviamente, nel mentre appunto tostiamo mandorle e noci che noi abbiamo già fatto, quindi possiamo anche prenderle. Una volta tostate le prendiamo, le sminuzziamo per fare giusto una granella e quindi adesso farò giusto questo. Eccoci. Ricordiamo Prenderò giusto un po'. che abbiamo scelto proprio le mandorle e le noci proprio perché queste sono fonti di grassi buoni.
ed è essenziale andarle ad abbinare a degli zuccheri e dei carboidrati complessi per bilanciare l'indice glicemico e il carico glicemico poi di un pasto fondamentale come quello della colazione. In particolare, le noci sappiamo anche essere ricche di acidi grassi omega 3, che sono ovviamente essenziali e pertanto risulta fondamentale supplementare attraverso una corretta alimentazione. Quindi qua le sminuzziamo un attimo dopo averle Esatto. tostate, ok? Abbiamo il nostro pane integrale che, come dicevo, è ricco di fibre, anche questa cosa aiuta sempre nel diminuire quello che poi è l'indice glicemico e il carico glicemico della nostra colazione. E abbiamo la confettura. Per quanto riguarda le confetture, abbiamo quella di more di gelso e quella di mandarini. Entrambe queste confetture sono fonti di vitamine, di minerali e di antiossidanti. In particolare, le more di gelso sono molto ricche di antiossidanti, invece i mandarini si sa essere ricchi, mandarini appunto si sa che sono ricchi di vitamina C, che in una stagione come l'inverno è essenziale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Dunque, ricapitolando, abbiamo dei carboidrati complessi, come quelli del pane, degli zuccheri semplici attraverso le confetture, che però portano anche vitamine e minerali e antiossidanti essenziali, come dicevo, per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. E poi abbiamo dei grassi buoni, come quelli contenuti nelle mandorle e nelle noci, e in particolare le noci sono note per essere ricche in omega 3 e le mandorle possono essere un'ottima fonte di calcio, specialmente per chi segue una dieta comunque vegana. Quindi le Perfetto, abbiamo sminuzzate, esatto. cosa andiamo a Ora fare? andremo a prendere un cucchiaio di finocchietto selvatico che ci servirà appunto per la tisana e la metteremo su un setaccino sulla quale sopra verseremo poi dell'acqua calda. Do una mano a fare tutto ciò. Sì, grazie. Ottimo, quindi abbiamo il nostro Perfetto. finocchietto selvatico con il quale andiamo a preparare un'ottima tisana. Perché il finocchietto selvatico? Il finocchietto selvatico, per chi non lo sapesse, insomma, è una pianta che appartiene alla famiglia delle Apiacee ed è una pianta del nostro Mediterraneo. Scegliere sempre frutta, verdura e erbe aromatiche, in questo caso di stagione e locali, è fondamentale. È fondamentale per una questione di sostenibilità e perché queste apportano comunque, nel momento in cui sono locali di stagione, naturalmente un maggior quantitativo di sostanze benefiche. Il finocchietto selvatico poi è noto per avere delle proprietà comunque digestive, aiuta anche a livello diuretico, aiuta nel trattamento nella gestione della sintomatologia di patologie come appunto la sindrome da intestino irritabile. E iniziare la giornata con un apporto idrico è molto importante, proprio perché appunto permette al nostro corpo di mantenerci poi idratati nel resto della giornata in maniera più facile, soprattutto insomma, se andiamo ad aggiungere un po' di sapore all'acqua, poi questo è ancora più divertente in un certo qual modo. Che Perfetto. cosa ci manca? Lasciamolo Allora, iniziamo con il pane e mentre... ancora bollire un pochino, Perfetto, lo teniamo in esatto. infusione. Allora, il pane sulla quale ci metteremo della confettura, in questo caso i mandarini. Perfetto. Questa confettura ha un aspetto veramente molto invitante Sì. perché vedo proprio pezzi di frutta e di buccia dentro, Sono quindi fa d'accordo. venire fame anche a noi adesso. Tra l'altro, appunto, la buccia anch'essa porta ulteriore fibra, quindi mangiare gli zuccheri come quelli contenuti nella frutta va benissimo, soprattutto se lo facciamo in modo intelligente, quindi abbinando dei carboidrati complessi integrali con un po' di fibra,
abbinando in questo caso la fibra proprio della buccia stessa del frutto e andando a completare con dei grassi buoni. Ok, ora prepariamo la seconda fetta di pane con l'altra confettura. Esatto. Confettura di more di Genso. Anche questa molto Anche buona. qui, esatto, vediamo proprio le more di gelso intere, quindi la qualità sicuramente è ottima di questi prodotti. Sicuramente. Nel mentre la nostra tisana è in infusione, dunque non ci resta che terminare con la granella di noci e mandorle tostate, impiattare. E terminare con un pizzico di Di cannella. cannella. Vuoi metterla tu? Sì, Ti lascio questo onore. grazie. Perché mettiamo la cannella? Perché questa spezia ha delle proprietà benefiche assolutamente molto buone e in particolare serve anch'essa e contribuisce a bilanciare l'indice glicemico degli alimenti che stiamo presentando. Quindi abbassa tutte queste strategie. Abbassano poi il carico glicemico della nostra colazione. Ultimo ma non meno importante. Metteremo 3 gocce di succo di limone sciroppato all'interno della nostra tisana per dargli un gusto aggiuntivo. Per dare un po' di gusto, abbiamo Esatto. scelto di aggiungere un pochino di succo di limone sciroppato e anche io aggiungerei per dare un boost di vitamina C alla nostra tisana, proprio perché in inverno può essere sempre utile. Eccoci, quindi abbiamo la nostra tisana, ci idratiamo correttamente e andiamo anche un po' a favorire la diuresi dell'organismo. Inoltre abbiamo un bel boost di vitamina C con il succo di limone. Abbiamo i nostri carboidrati complessi del pane con la fibra, abbiamo i nostri zuccheri, i nostri antiossidanti, le nostre vitamine attraverso la confettura, abbiamo i grassi buoni, omega 3 e abbiamo anche minerali come il calcio attraverso le mandorle e le noci. Che dire, siamo pronti per affrontare questa giornata. Eccoci, allora, avete appena visto appunto la ricetta sulla box a tema breakfast, quindi colazione, e abbiamo visto come in realtà è molto semplice unire gli ingredienti per creare qualcosa di sano, di nutriente, ma soprattutto di gustoso. Questo è garantito, insomma, avendo assaggiato, posso anche garantire il fatto che questi prodotti siano veramente ottimi anche per quanto riguarda la palatabilità, ecco. E vediamo adesso invece la ricetta che abbiamo realizzato con l'altra box che trovate sul nostro sito, che è la box Longevity Meal, quindi un pasto un pochino più completo che possiamo andare a fare grazie agli ingredienti presenti sempre in questa box, che ricordiamo essere tutti ingredienti ovviamente ottimi dal punto di vista nutrizionale, selezionati dalle nutrizioniste e nutrizionisti di Fondazione Walter Longo, che comunque provengono tutti dalla zona dell'Aspromonte calabrese. Quindi vediamo un attimo che cosa abbiamo combinato con questa box come ricette. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Faine, sono una biologa nutrizionista e siamo qua in Fondazione Walter Longo in compagnia di Simone. Da dove arrivi, Simone? Arrivo da Torino, dall'Istituto Jacopo Beccari, corso Industria Artigianato per le trasformazioni alimentari. Oggi vi vogliamo far vedere che cosa potete realizzare con la box Longevity Meal. Che cosa andiamo a preparare oggi? Andremo a preparare una pasta con dell'hummus insieme a una patè di pomodori secchi. Esatto. Ottimo, ottimo. Vi facciamo vedere brevemente i prodotti che andremo ad utilizzare. Abbiamo i nostri fantastici fagioli secchi che noi abbiamo già precedentemente messo in ammollo e cotto. Abbiamo le nostre noci, abbiamo il patè di pomodorini secchi e capperi, i limoni che andremo ad aggiungere all'hummus, la struncatura, ovvero la pasta integrale.
e infine dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo anche deciso poi di aggiungere un pochino di peperoncino al Peperoncino. nostro piatto per dare un po' di Esatto. croccante. Come procediamo? Allora, mentre la pasta bolle, noi prepareremo l'hummus con i fagioli e il patè, appunto, dell'olio e succo di mezzo limone. Ottimo. Quindi. Allora, intanto che Simone prepara, io vi spiego. Noi abbiamo preso i fagioli secchi, li abbiamo messi in ammollo per circa 12 ore, in questo modo, e così facendo andiamo un po' a ridurre tutti quelli che sono gli antinutrienti, ovvero per esempio i fitati, che sono presenti nei legumi, che interferiscono con l'assorbimento invece di altri nutrienti presenti nei legumi che il nostro organismo deve assorbire. Simone li sta mettendo qui. Andiamo ad aggiungere il nostro Il patè di patè. pomodori e capperi, esatto. Questo patè ci serve comunque per dare un po' di sapidità al nostro hummus e com'è il Beh, profumo? direi ottimo. Confermo, confermo, sa di pizza marinara. Mettiamo uno o due cucchiai circa per dargli Perfetto, gusto. per dargli gusto, per aggiungere anche un pochino di sapore e per un po' la parte grassa anche, proprio perché c'è già dell'olio, ma noi ne aggiungeremo altro. Sì, giusto un poco. Questo è olio extravergine d'oliva, tra l'altro, come vedete, è conservato in una bottiglia scura, proprio perché appunto l'olio va conservato sempre al buio, in quanto le vitamine e gli antiossidanti presenti al suo interno sono fotosensibili. Questo vuol dire che la luce li può degradare. Quindi io adesso aggiungerò il succo di mezzo limone. Quindi aggiungiamo della vitamina C altamente biodisponibile, che in questa stagione, quindi in una stagione invernale, ci sta benissimo proprio perché aiuta il nostro sistema immunitario a, insomma, funzionare al meglio. Esatto, Ottimo, quindi perfetto. aggiungiamo il limone. E poi successivamente aggiungeremo dell'olio. Olio extravergine d'oliva, come dicevo, ricchissimo di antiossidanti, tocoferoli e vitamina E, quindi è un po' considerato oro liquido. Andremo a mixare tutti gli ingredienti. Siccome nel patè c'è già comunque un po' di sale, non andiamo ad aggiungerne altro. Oggi io in realtà quello che vorrei fare è un po' andare a rispondere alla domanda che spesso ci viene fatta in fondazione: ma la pasta fa ingrassare? Ma la pasta si può mangiare? Tu cosa dici, Simone? Si può Si può mangiare. mangiare come? Perché? Perché nel piatto che noi andiamo a fare oggi mangiamo e sfruttiamo tutti quelli che sono gli aspetti, diciamo, positivi del mangiare la pasta. Perché? Perché abbiamo la nostra pasta che abbiamo già cotto, che adesso vi facciamo Esatto. vedere. Vi facciamo vedere la nostra pasta integrale, quindi struncatura con l'aggiunta delle fibre, proprio perché ovviamente questa pasta è integrale. E già appunto aggiungendo delle fibre noi andiamo ad abbassare l'indice glicemico della pasta, che è un po', diciamo, il motivo per il quale non viene spesso consigliato di mangiarne in grandi quantità o comunque sempre, ecco, tutti i giorni. Tra l'altro, la pasta che abbiamo scelto è una pasta lunga e si sa che l'indice glicemico della pasta lunga è naturalmente più basso rispetto a quello della pasta corta. Quindi già queste sono due strategie nutrizionali che potete adottare quando mangiate della pasta. Cosa gli aggiungiamo? Aggiungeremo appunto l'hummus con il patè di pomodori secchi e capperi, del peperoncino e per finire della granella di noci. Ok, quindi aggiungi pure gli ingredienti, chef. Allora, gli aggiungiamo dell'hummus con pomodorini secchi e capperi. Questo vuol dire che aggiungiamo delle proteine vegetali, come quelle presenti nei fagioli, e aggiungiamo anche dei grassi, come quelli presenti nell'olio extravergine d'oliva che c'è anche nel patè. Tra l'altro, appunto, usando il pomodoro comunque cotto, andiamo a massimizzare la presenza e la biodisponibilità dell'icopene, che è un antiossidante di cui il pomodoro è ricco, e diamo anche sapidità. In questo modo, questo ci permette poi di
aggiungere meno sale durante la cottura. Sia le proteine che i grassi sono due macronutrienti molto importanti per bilanciare l'indice glicemico e di conseguenza il carico glicemico di un pasto. Quindi, quando noi mangiamo pasta, è importante farlo in maniera completa. Quindi, abbinare sempre alla pasta una fonte di proteine, come quelle per esempio vegetali all'interno dei legumi, e anche dei grassi buoni, come quelli presenti nel nostro oro liquido, ovvero l'olio extravergine d'oliva, mi sento di dire che siamo molto fortunati ad averlo noi nel Mediterraneo. Assolutamente. Qui Simone intanto sta facendo il condimento della pasta, Esatto. ok? Abbiamo deciso anche di terminare poi con l'aggiunta di un pochino di peperoncino che Simone andrà a tagliare per aggiungere della capsaicina. La capsaicina è il principio attivo che si trova all'interno del peperoncino ed ha numerose proprietà benefiche. In particolare, tra queste, mantiene un po' la salute di quelle che sono le arterie e quindi i vasi sanguigni. E il peperoncino in realtà è anche usato proprio per diminuire un po' le infiammazioni per i suoi effetti antinfiammatori. Ovviamente non va utilizzato sempre in tutte le fasce d'età, però può essere molto interessante aggiungerlo ai primi piatti, anche un po' per dare sapore senza bisogno poi di dover aggiungere ulteriore sale ai nostri piatti. Stiamo concludendo con della granella di noci che arrivano da Molocchio, quindi stiamo concludendo con degli omega 3, acidi grassi essenziali, antinfiammatori. Quindi, ancora una volta, cosa ci portiamo in tavola? Quindi questa pasta con dell'hummus, patè di pomodori e capperi, peperoncino e granella di noci. Quindi carboidrati complessi con fibra, il nostro intestino è contento, proteine vegetali e licopene, quindi antiossidanti, olio extravergine d'oliva, quindi tocoferoli e vitamina E, omega 3, quindi acidi grassi essenziali antinfiammatori e capsaicina. Che dire? Buon Direi appetito! grazie. Allora, speriamo di avervi dato qualche spunto, e qualche idea per qualche ricetta che potete realizzare con le nostre box. E adesso tocca un po' a voi, vorrei vedere se c'è qualche domanda, avete qualche dubbio, io sono a vostra disposizione. Allora, dunque, mi viene chiesto dove si possono trovare le box. Dunque, le box le potete trovare sul nostro sito nella sezione Natale 2023 e le potete ricevere attraverso una donazione che per la fondazione è molto importante per autosostenerci, no? E per sostenerci, quindi sostenere tutte le attività, che poi facciamo. Quindi questo è un po', ecco, il primo dubbio che è emerso. Vediamo se ce ne sono altri. Allora, dunque, dove possiamo trovare altre ricette della fondazione? Dunque, le nostre ricette le potete trovare nel libro alla tavola della longevità del professor Longo, che è un po' una raccolta di tutte le ricette, regione per regione, ovviamente ricette approvate da noi, e poi sui nostri canali social, come su per esempio Instagram e Facebook, ogni venerdì pubblichiamo una ricetta, e anche in realtà appunto sul nostro sito web, perché abbiamo una sezione proprio dedicata nel nostro sito dove trovate tante ricette e quindi avete solo che l'imbarazzo della scelta. Comunque, al di là delle proprietà nutrizionali, ovviamente tutti i piatti che abbiamo realizzato e che vi faremo vedere anche settimana prossima con la Longevity Box, che è quella un po' più completa, erano veramente molto gustosi, ecco, quindi provare per credere.
Allora, mi chiedono da dove provengono i prodotti delle box. Prodotti delle box sono prodotti da agricoltura biologica che arrivano direttamente dalla Calabria nella zona dell'Aspromonte tra Molocchio e Varapodio, quindi arrivano direttamente dalla terra dei centenari, il che le rende molto, ecco, preziose a livello anche di composizione nutrizionale. Quindi pensiamo all'olio, pensiamo alle noci, di sicuro il quantitativo di micronutrienti presenti nei prodotti del genere è più alto rispetto a un qualsiasi altro prodotto che si può trovare per esempio al supermercato. Ci sono delle vere e proprie chicche a livello nutrizionale, selezionate da noi, e ovviamente sono buonissime. E comunque, effettuare una donazione per riceverle vi permette di sostenerci, di sostenere le nostre attività. E questo per noi, ricordiamo, essere molto, molto, molto importante. Allora, c'è qualche altra domanda? Dunque, non mi pare. Allora, la settimana prossima vi faremo vedere le ricette che abbiamo realizzato con la Longevity Box. Vi ricordiamo che per riceverle potete sempre andare sul nostro sito. E, insomma, in realtà non abbiamo solo le box, ma abbiamo anche tante altre cose sempre a tema longevità, molto molto carine, quindi potete andare a dare un'occhiata. Noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro dubbio, in realtà, o domanda, se magari ne avete o se magari vi vengono anche in questi giorni. E io vi lascio i nostri contatti, in modo tale che ci possiate scrivere, ci possiate contattare. E non vi auguro ancora buon Natale perché ne manca ancora, ma vi dico che ci vediamo settimana prossima con altri spunti, altre ricette e altri consigli nutrizionali con la Longevity Box. E auguro a tutti una buona serata.